sta per ripartire il Nico nel cuore. Tu hai partecipato al Nico nel cuore e ora sei in prima squadra. Che cosa ti senti dire ai ragazzi che magari affrontano questo tipo di avventura e magari sperano di arrivare in prima squadra come sei arrivato tu? Io ricordo il Nico nel cuore come un'esperienza bellissima per un ragazzo di 10 anni, mi sembra abbiano. È un'esperienza unica giocare con squadre che guardano in TV, ora che si sono aggiunte anche le squadre internazionali come vengono dalla Germania, dall'Inghilterra. È un'esperienza unica, ricordo ancora la musichetta della Champions quando scendevo in campo, e me la ricordo benissimo ancora adesso, quindi è stupendo per un ragazzo, per un bambino di 10 anni, e ecco sì, è bellissimo. Quanti sacrifici hai fatto per arrivare in prima squadra? Allora, sacrifici, se io l'ho sempre fatto con piacere, ecco, quindi se uno ha voglia di dizione sono cose che si fanno con piacere, quindi certo ci vuole molto impegno e tanta passione. Quale ricordo hai conservato nel cuore per il Nico nel cuore? Io sono di fede juventina e ricordo che l'ultima partita del mio Nico nel cuore l'ho giocata contro la Juve, ero capitano, e quindi ecco, abbiamo vinto e quella partita con i miei compagni la porterò sempre dentro. Ecco, è stupendo per un bambino di 10 anni, come dicevo prima, essere coinvolto in un torneo così bello che appunto poi anche mescola al calcio anche lo sfondo benefico, appunto è proprio un evento bellissimo oltre al ricordo di Nico, appunto. Lancia un messaggio ai nostri ascoltatori, invitali a venire al Nico nel cuore. Si respira calcio, è proprio il calcio che tutti amano, è bello vedere dei bambini che amano la competizione ma in un senso molto sportivo. E quindi è bello che i bambini si lasciano giocare sempre senza troppo influenza del pubblico e dei genitori che a volte magari intervengono troppo, e quindi secondo me è proprio bello vedere dei bambini che hanno solo voglia di giocare a calcio e di confrontarsi con altri bambini.